Va bene, e allora siamo pronti. Buon lunedì a tutti. La regia ci ha dato l'ok e vi presento subito l'ospite con cui oggi dialogheremo. Abbiamo con noi in studio Francesco Fiore, Movimento Culturale. Ora, grazie per essere ritornato nei nostri studi. Noi siamo. Grazie a te Felice, grazie a te e grazie soprattutto a tutti coloro i quali avranno il piacere e la pazienza di ascoltarci. Beh, non tutti hanno la pazienza, è una dote un po' rara ultimamente. Diciamo che c'è una parte di noi che sembra paziente, ma forse è figlia della rassegnazione, va, diciamo così. E allora è facile dire che quella persona è paziente, ma Ahi noi sì, ahi noi sì. dobbiamo riconoscere che quello che è accaduto negli ultimi anni, anche se non parleremo di questo, parleremo di passato, ma proiettato verso il futuro. Dicevo, quello che è accaduto negli ultimi anni ha cambiato molti di noi. Anzi, proprio ieri leggevo di un dato molto interessante sul quale studiare i fenomeni di massa dell'essere umano, è che in Italia un terzo dei lavoratori dipendenti di età fra i 29 e i 35 anni ha deciso d'amblè di cambiare lavoro. Quindi la pandemia con l'introspezione ci ha un pochino, come si dice, quando scavi e muovi le acque stagne, qualcosa c'è sotto. E quindi questo fenomeno di voler cambiare, di voler trovare nuovi stimoli in altre attività lavorative, va visto in positivo, insomma, quindi questo è certamente. Però non vorrei parlare di questo, vorrei parlare un po' di questa acqua torbida che abbiamo noi qui. Sulle vicende del turismo, sapete che ultimamente, insomma, si sta parlando di turismo nella nostra città e io spesso mi avvalgo di figure come la tua per fare un po' da pungolo, diciamo così, non mi vedere come uno cattivo, ma noi giornalisti a volte siamo così, ci dobbiamo nutrire di chi punge per stimolare un po' a chi deve decidere e chi deve mettere poi in atto le cose. Allora, parliamo di turismo nella nostra città. La nostra città, secondo molte persone, è una città che ha delle grandissime potenzialità, ma non ha una visione, non ha una prospettiva, non ha una, come si dice, una, un Percorso, percorso. Dice, progetto, voglio una arrivare visione. lì e per arrivare lì devo necessariamente fare tutte queste cose. È così o no? Io ti ringrazio per considerarmi un pungolo che per diversi aspetti mi onora. Voglio solo ricordare però che al di là di aver, insomma, funzionato anche abbastanza bene in alcuni momenti quale pungolo, negli anni abbiamo fatto anche tantissime proposte, eh? E una delle quali, magari, se c'è la possibilità nel prosieguo, facciamo riferimento a quella che fu la proposta di creazione di una fondazione pubblico-privata nel 2019 che coinvolgesse un po' tutti i player, sia istituzionali, sia privati, sia associazionistici. Comunque, tornando al punto iniziale, alla tua domanda, quella del turismo, devo darti ragione della tua premessa e devo rinforzarla. Adducendo il fatto che Altamura non è una città con grandi potenzialità. Io credo che Altamura sia la più grande città con le più grandi potenzialità in ambito storico, turistico e culturale. E spiego il perché. Consideriamo che arriva gente da tutto il mondo a vedersi il Colosseo o a vedersi Piazza San Marco, bellissimi, unici al mondo, ma hanno una longevità di circa 2000 anni. Orientativamente. Altamura invece è teatro della storia del mondo con la Valle dei Dinosauri. È l'invenimento che ha sconvolto tutti gli studi preesistenti di paleogeografia mondiale, 80 milioni di anni. È teatro della storia dell'uomo, con il rinvenimento del Neanderthalensis più antico, meglio conservato e l'unico reperto intero del pianeta di 150.000 anni. Ha la dolina carsica più grande d'Europa, che è il Pulo. Ha l'unico monumento spirituale ed ecclesiastico edificato da Federico II, che ne aveva edificati oltre 200 tra palazzi e castelli, tranne l'unica cattedrale, quella di Altamura. Non dimentichiamo l'importanza e il momento storicamente e eticamente più alto della città di Altamura, che è il 10 maggio del 1.
1799, quando 3.000 altamurani scelsero di immolarsi per difendere i valori e per difendere la città. Di fronte a tutto questo, Felice, qua sento ancora parlare di città che ha le potenzialità. Ma questa è la città che ha le più grosse potenzialità. Non c'è altro di altrettanto importante su tutto il globo terrestre. E gli unici che non l'hanno ancora capito, Felice, sono proprio gli altamurani. Ma vorrei allargarmi un attimo, perché la Murgia non è solo Altamura. Non dimentichiamo la nostra grande proposta del 25 settembre del 2014, quando Matera non era ancora capitale, quando si proponeva l'area metropolitana murgiana con Matera capitale, che voleva essere un comune campo d'azione volto ad una visione di territorio organica e che guardasse alla creazione di un brand di altissimo profilo e che promuovesse l'intera area. Perché logisticamente, Felice, partiamo dalla logistica, un turista che deve venire da Mosca, no? Beh, proprio Mosca adesso no, non no, ci no, viene. No, no, noi dobbiamo ambire a quello, affinché i russi no, possano dico, tornare. Adesso, magari venissero. Perché questa faziosità anche è di bassa lega, no? Ed è molto propagandistica. Noi dobbiamo guardare al turismo e la Russia è imprescindibile, come lo è gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Cina, il Giappone e tutto il resto. Che si deve spostare almeno per una settimana e trovare l'occasione di venire a visitarsi la Murgia, quindi Altamura, Matera, Gravina, quest'area qui, e beh, ha bisogno di dei contenuti che riempiono il proprio tempo, la settimana, diciamo. Quindi è necessario proporre un'idea organica di turismo e quindi coinvolgere l'intero territorio. Sappiamo bene che il 17 ottobre del 2014 Matera diventa capitale, si appropria del pallone e del paccotto di milioni di euro a propria disposizione e quindi dell'area metropolitana murgiana non se ne fa niente. Però, diciamo, in parallelo ci sono state le amministrazioni locali di Altamura, Gravina, Sant'Eramo e Matera stessa, che Matera insomma a qualche risultato l'ha ottenuto in seguito al riconoscimento di capitale europea della cultura. Altamura e Gravina invece molto 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 meno, a causa di assoluta assenza di visione e di progettazione. Beh, diciamo che se non hai un piano di lavoro, un media planning, come si suol dire, come si fa in tutte le aziende, no? Le aziende decidono di portare dei risultati commerciali, di proiettarsi in una direzione, la prima cosa che si fa è ci si siede attorno a un tavolo, si fa un media planning, guardiamo cosa abbiamo, che cosa vogliamo fare e cosa ci manca per raggiungere questo obiettivo. E questo è un grande tema. Del resto la politica è un po' faraginosa, un po' macchinosa, si perde un po' dietro le carte, sappiamo com'è fatta la politica in Italia. Ahimè, è certamente peggio di altre nazioni la nostra burocrazia, insomma è una fra le peggiori al mondo. Ma dico, il turismo che ti dà un risultato economico tangibile, immediato, no, gli stessi operatori commerciali in aree prettamente turistiche sono, come si dice, la carta tornasole attraverso la quale verificare se c'è o non c'è un ritorno. Matera ha avuto un grandissimo ritorno commerciale. Hai detto bene, ritorno commerciale, non culturale. Sul ritorno culturale c'è ancora molto da fare. Perché, però è già un grande risultato. No, no, per carità. Però ecco, oggi la nostra politica ha intrapreso delle vie. No. No. No, aspetta, fammi finire. Poi dici la tua. Con dei documenti la nostra attuale forza di governo locale, quindi il governo dell'attuale sindaca Melodia, ha intrapreso delle strade o perlomeno ha questa visione. Sono burroni, Felice, ecco perché ti dicevo. Sarebbero? No, sono dei burroni, non sono delle vie quelle lì, perché insomma tu, Felice, hai seguito un po' tutto il percorso e conosci bene quali sono stati i momenti
a dir poco tragici di questa amministrazione, anche delle precedenti non è che ci sia stato granché, ma questa amministrazione diciamo che ha un po' chiuso il cerchio. Il 3 aprile del 2019, esattamente in controtendenza con quel 28 settembre del 2017, dove la nostra cara sindaca Rosa Melodia era in opposizione e fu tra i firmatari della delibera numero 60, che perentoriamente imponeva che l'uomo di Altamura non fosse toccato, non potesse essere minimamente violentato dal luogo che divinamente lo conserva da 150.000 anni. Quindi ad ottobre del 2017 in opposizione firma la delibera per bloccare l'estrazione dell'uomo. Il 3 aprile del 2019 invece, attraverso un emendamento, riprende quella delibera e aggiunge: sì, l'uomo non deve essere toccato, ma se il mondo scientifico ci garantisce che non subisce delle violenze, non subisce dei danni, lo si può asportare. Ma Felice, ma questa cosa non si può sentire. Quindi già qui al 2019, nei primi 6-7 mesi... Comunque il fine era quello dello studio, il fine era quello delle ricerche scientifiche, quindi, se non ricordo male. No, c'era il fine della ricerca scientifica alla quale ricerca credo che nessuno si debba opporre e possa opporre, perché la ricerca e lo studio sono alla base di qualsiasi conoscenza. Il problema era il riconoscimento dell'eventualità dell'estrazione, che nessuno gliel'aveva chiesto. Nel momento in cui si palesa il riconoscimento che nell'eventualità lo si può pure asportare dalla grotta, qui un pensiero mi viene. Beh, ma molti l'hanno già detto, insomma, togliere l'uomo dalla grotta significa veramente compromettere. E quale motivo allora c'era a livello amministrativo di aprire a questa possibilità? Ma diceva qualcuno, diciamo, non sta bene pensar male, ma qualche volta ci si azzecca. E tanto è vero. Beh, lo diceva Andreotti. E tanto è vero che a distanza poi di 2 anni, nell'estate scorsa, quindi 2021, cosa succede? Che la giunta comunale di Altamura approva una certa disponibilità affinché Pulo di Altamura, Cava dei Dinosauri e la rete museale dell'uomo di Altamura potessero passare nelle mani di 2 grosse organizzazioni nazionali, chiaramente con sede al nord Italia, che non conosciamo, che si debbano occupare della gestione di questi 3 grossi contenitori culturali. Senza... Beh, insomma, per come ce l'hanno spiegato i politici, questa è una, come si dice, una notizia molto borderline, no? Nel senso che dice tante cose quando si leggono le carte, ma poi alla fine se giri è un po' sottile questa linea, cioè non c'è una vera e propria, un vero e proprio affidamento. È semplice chiarire questo tema molto del patrimonio, semplice. Non c'è molto questo. Semplice, esattamente come avevamo chiesto, si fa un consiglio comunale monotematico. Si chiamano gli esperti, si chiamano coloro i quali pongono delle posizioni, si trova il modo adeguato per poterlo fare, pongono delle obiezioni, vengono poste le obiezioni e gli esperti che hanno piena responsabilità di firma sulla tematica rispondono e si assumono le responsabilità della risposta. Poiché Felice, sulla base di un confronto pubblico, non c'è mai stata alcuna apertura da parte dell'amministrazione, dell'assessore preposto, degli assessori preposti, perché se ne sono avvicendati un paio, e della sindaca. Io presumo, avendo grosse perplessità, avendo grossi dubbi e avendo anche carpito dei precedenti, perché voglio ricordare che la rete museale dell'uomo di Altamura è già gestita quale capofila da Coop Cultura,
Coop Culture, che è una delle due organizzazioni, certo, con sede al nord e che non sono del territorio. Vogliamo analizzare i risultati conseguiti dal giorno 31 marzo 2017, quando è stata costituita la rete museale, ad oggi? Vogliamo vedere quanti visitatori ha fatto il sito paleoantropologico più antico e meglio conservato del pianeta? Vogliamo vedere se ha fatto più ingressi i bagni pubblici di Piazza Zanardelli o il centro visite dell'uomo di Altamura? E beh, Felice, dobbiamo capire. Io posso riconfermare la fiducia a Felice qualora Felice risponda dopo aver delegato una mansione. È giusto. Diciamo che è mancata comunque un'attività di promozione, di comunicazione. Non è stato fatto niente. Ma molto sincronizzata. Cioè, non che tenesse conto niente di tutta una serie non di c'è cose. La promozione adeguata, non c'è una gestione adeguata dei siti. Il museo molto spesso è chiuso. La stanza multimediale, da che io ricordi, non ha mai funzionato. Una serie di altre situazioni non hanno mai convinto più di tanto. Il Palazzo Baldassar, sebbene solo quale contenitore, è straordinario. Se funzionassero o fossero promossi bene anche i contenuti, probabilmente poteva essere un grandissimo riferimento quale contenitore culturale. Bene, Felice, ritorno a dire che abbiamo la passerella sul Puro, lo dico pubblicamente perché qualche giorno avremo notizia di qualche tragedia. C'è la passerella all'arrivo al Puro che ormai non si tiene più in piedi e giornalmente ci sono persone, ragazzi, famiglie, visitatori che su quel belvedere si fanno le foto. Io voglio che questo non accada mai. Beh, io manco veramente da tantissimo tempo. Ma quindi posso garantire che sono state fatte delle segnalazioni. Quella passerella è prossima a crollare nel Puro. Mi dispiacerebbe qualora accadesse con presenza di persone sopra. È la seconda volta che la denuncio. Per cortesia, devono prendere velocemente provvedimenti perché probabilmente a breve sentiremo una tragedia. Ma questa è una parentesi. Tolgo l'occasione per denunciare questo fatto. Quindi, Felice, è veramente mortificante quanto è stato fatto in negativo. È sicuramente a discapito dei nostri. Cioè, tu dici che oggi culturali. Un incontro con associazioni, tutti i vari stakeholders, certo. No? Quando si parla, ecco, prendiamo il brand Altamura, vediamo cosa c'è nella nostra città. Si crea una fondazione. Si vedono tutte le varie associazioni, chi tratta un tema, chi un altro, chi una. Ci si mette attorno ad un tavolo e diciamo: ragazzi, dove vogliamo andare? Per andare lì, di cosa c'è bisogno? Ok. Un'idea, un progetto e un'azione. Chi si occupa di cosa? Chi ha più competenze in una. Cioè, mettiamoci assieme, ma del resto. Felice, non siamo riusciti a fare neanche una segnaletica, non dico in duplice lingue, perché ormai qui arrivano da tutte le parti d'Europa e anche del mondo. Cioè, siamo in questi ultimi 15 giorni siamo invasi da visitatori del nord Europa. Altamura è piena di olandesi, di danesi, di svedesi. Beh, di per lo meno una segnaletica in inglese ci vorrebbe. I francesi. No, noi non abbiamo neanche quella in italiano, Felice. Guardate la città, non ha una cavolo di segnaletica, non ha un info point. I turisti, i nostri visitatori, i nostri ospiti girano come delle mosche. Beh, è anche un'esperienza turistica quella di andare in un posto dove ti aspetti di trovare struttura organizzativa e ricettiva, invece vai per fatti tuoi. Io sono in un posto dove gli umori li avverto tutti, no? E do veramente tantissime informazioni a tutti coloro i quali ne hanno bisogno, perché insomma sono in un'attività in pieno centro, aperto tutti i giorni compreso il fine settimana, e quindi mi capita di essere lì. Per esempio, cosa ti dicono i turisti che vengono nella tua attività quando magari si siedono a mangiare qualcosa? Lamentano il fine settimana, si lamentano che tutte le attività commerciali sono chiuse, compreso i forni, molti bar, molti ristoranti, e soprattutto dei forni si lamentano, trovano tutti i forni chiusi. E quindi il centro storico, senza il pullulare delle attività commerciali attive, si spegne parecchio.
C'è da dire anche che tutto ciò è stato particolarmente accentuato dagli ultimi 2 anni. E anche qui c'è da dire un fatto. L'attuale amministrazione, come le associazioni di categoria, non hanno fatto assolutamente nulla. Il nostro grido di dolore negli ultimi 2 anni, parlo delle attività commerciali e ricettive, è stato perpetuo, è stato graffiante. E né da parte dell'amministrazione, né delle istituzioni preposte, quali assessorati e tutti i re, ma soprattutto l'azione o la non azione delle associazioni di categoria è stata mortificante, offensiva, non esistono. Mai nessuno si è preoccupato di chiedere: ma qual è il problema? Ma come vi possiamo aiutare? Come vi possiamo dare sostegno? Nulla, Vabbè, zero. che poi quello che dici tu sostanzialmente è condivisibile, però dobbiamo tener conto anche di quella che è l'indole di molti altamurani. Cioè, l'altamurano, se una cosa non c'è, gli piace dire manca questo, manca questo, manca questo. Appena magari questa cosa viene poi inserita, no, ma chi la gestisce non ha le capacità. Cioè, abbiamo veramente questo dono di contestare tutto e tutti anche. Cioè, se manca chi deve magari coordinare, tutti ci lamentiamo. Poi appare la figura che deve coordinare e non ci piace. Ma guarda, Felice, nel momento in cui c'è una figura e che è capace di coordinare, mi sembra anche giusto che ci siano delle critiche costruttive. E chi è al comando di certe situazioni deve pur mettere in conto che le critiche ci devono essere. E per cui qual è il problema? Cioè, il calciatore, se uno fa il calciatore, sa che dalla tribuna c'è chi gli batte le mani e lo chiama campione del mondo e chi gli dice sei figlio di, no? È normale. Mi insegnava un uomo saggio, dice se esci alla finestra il vento devi prendere. E quindi è normale, non mi sconvolge il fatto che chi si espone, chi si mette in discussione, sia amato, odiato, criticato o adulato. Ci sta. Quello che invece mi crea raccapriccio è questo fatto che non si prende mai nessuna iniziativa. Ci sono 4 anni, io voglio capire qual è l'iniziativa intrapresa in ambito turistico, culturale, ricettivo dall'amministrazione. Non è che debba creare l'amministrazione l'indotto turistico. Un'amministrazione ha il dovere di tracciare le linee guida all'interno delle quali le attività associazionistiche, commerciali del territorio si devono muovere. Allora, qual è l'attività culturale promossa negli ultimi 4 anni dal comune di Altamura? La colorazione delle panchine a Piazza Zanardelli sulla villa, le panchine arcobaleno. Non lo so, ricordatemi, a mia memoria io non ricordo un'attività incisiva, vincente, di valore. Il cartellone estivo costato 200.000 euro. Non lo so, ricordatemi, voglio che mi venga ricordato qualcosa che sia stata fatta in favore della città da questa amministrazione. Le strade sono come quelle di Kabul, in periodo in cui arrivarono gli americani. Il centro storico è assolutamente degradato. Il peggio deve ancora arrivare, perché adesso partono anche i lavori di rigenerazione Altamura. Assolutamente degradato. Non c'è un centro informazioni, uno yacht, un punto di ricettività turistica. Non c'è una formazione nelle attività ricettive che permettono ai turisti di essere accolti da persone che conoscono il territorio. Se facessimo un'indagine e chiediamo a tutte le attività commerciali di che anno è la cattedrale, probabilmente noi ne sentiamo delle più belle. Ci sarà qualcuno che ti dirà pure che è del 1991, no? Cioè, l'ABC di una città bisogna conoscerla. Cioè, coloro i quali hanno i bar, i ristoranti, i B&B, gli Devono alberghi, conoscere la storia del devono territorio. conoscere. No, non dico che devono avere una formazione accademica, ma l'ABC bisogna conoscerlo e noi sotto questo aspetto siamo molto acerbi. Allora, non c'è un infopoint, non ci sono segnaletiche, non c'è un'attività di promozione organica di tutta la nostra offerta turistica, culturale, ambientale, di territorio.
non c'è un'amministrazione che si impegna. Le attività ricettive sono a mio dispiacere, e non per loro responsabilità, molto spesso impreparate a livello di conoscenza delle attività. Un assessorato, l'assessore al turismo, io non la conosco, non la conosco, non so chi sia, non l'ho mai vista, non so quale attività culturale abbia mai fatto nella sua vita, a parte averla vista nella foto, che non la riesco neanche a riconoscere perché era a distanza la foto alla bit. Bene, Felice, con l'ultima bit abbiamo superato ogni limite. Cioè non solo il danno irreversibile, la violenza che questa amministrazione ha fatto sì che il nostro patrimonio culturale subisse, ma addirittura sbeffeggiamento degli altamurani che dopo la svendita, dopo l'apertura all'estrazione, dopo la messa a disposizione di fondazioni e cooperative calate dall'alto, si va a vendere la fontana di Trevi alla BIT. Beh, Felice, io credo che gli altamurani non meritano questo livello di offesa. Vabbè, allora, quindi è una località dalla quale fuggire, cioè da questa descrizione. Ma no, più che fuggire, dobbiamo scappare da questa scappare, cioè, deve scappare la sindaca con la sua amministrazione. Dovrebbero scappare loro, gliel'ho pure scritto, siamo al punto. Io quando mi esprimo non mi esprimo mai a livello personale, ma sempre a livello politico e sulla base dei ruoli che pubblicamente ricoprono. Come avevo avuto modo di dire qualche giorno fa, loro non dovrebbero dimettersi da amministratori, ma da altamurani. Da altamurani, il loro disinnamoramento di questa città, cioè, vai ancora più la loro assenza di passione, di amore, di interesse. Bisogna che loro si dimettino da altamurani. Io non li vedo mai in giro, io sono a Piazza Resistenza quasi tutti i giorni, per motivi lavorativi, non per passeggio. Io non li vedo in giro. Un amministratore Felice, un sindaco, un assessore fiero della propria azione politica, istituzionale e amministrativa deve avere il piacere di stare in mezzo alla gente, non che si va nascondendo come un ladro, come un topo. Significa che la tua coscienza fa pugni con te. Questa è la verità, Felice, e loro lo sanno troppo bene. Vabbè, la loro mediocrità politica. Io qui non posso assolutamente. Sotto gli occhi di tutti. E il tuo parere ci mancherebbe. E voglio aggiungere ancora un'altra cosa. Attenzione, cari miei amici altamurani, che quello che si sta profilando per i prossimi 5 anni non è assolutamente di un livello superiore a quello che abbiamo già vissuto. Stesse facce, stessa assenza di idee, stessi giochetti a fare il braccio di ferro, chi ha più liste meno liste, e le idee, e la passione, e la visione, e i progetti, e l'impegno dov'è? Ci ricordiamo di Altamura ogni 5 anni, Felice. Guardate, centinaia di persone che si avvicinano alla politica solo 6 mesi, 7 mesi prima delle elezioni. È un po' come un calciatore, no? Che comincia ad allenarsi 7-8 mesi prima dei mondiali e per 4 anni ozia. Allora, bisogna smetterla, bisogna cambiare marcia, perché è inutile che stiamo a vedere dove è il problema è lo stesso, stesse persone, stessi errori, stesse idee, stesso amore, stessa passione, cioè non passione e non amore. Il risultato quale può essere? Lo stesso, Felice. Ma il risultato è che noi abbiamo una città che comunque ha avuto il riconoscimento di città a vocazione turistica grazie ai numeri di Federicus, quindi grazie ai numeri di un'iniziativa privata. Altamura è stata, come si dice, guardata ai raggi X e ha avuto dalla regione è stata nominata città a vocazione turistica. A vocazione, non significa che è una città che ha i presupposti turistici, a vocazione, cioè, che abbiamo detto fino adesso, sì, ma è anche che ha le più grandi potenzialità. Ma ha i numeri, ha le potenzialità per fare le cose, no, ma va messo tutto in rete. Per fortuna che ci sono situazioni in realtà come la Fortis, come Federicus, che hanno sicuramente dato lustro negli anni alla nostra città. Ma permettimi, Felice, anche per loro voglio dire una cosa. Non si può parlare di cultura, no?
quando abbiamo il più grande patrimonio paleantropologico del mondo messo sotto i piedi e chi parla di cultura difficilmente esprime una sola parola. Allora, cultura dal latino. Una delle accezioni latine della parola cultura è colere, abitare un luogo, responsabilmente. Vanno bene gli eventi, ma per arrivare ad un livello di eventi, soprattutto chi ha le qualità intellettuali e culturali per esprimere un pensiero, non può esimersi dal farlo. Quindi tutte le associazioni culturali che promuovono attività culturali di bellissimo livello, di grande spessore, quale Federicus, che rappresenta sicuramente un riferimento per la città, non deve esimersi dal denunciare il vituperio, la violenza che questa amministrazione e anche quelle precedenti queste politiche, le associazioni hanno riservato. Ma l'associazionismo è politica in senso greco. Certo, la polis. Perché se vogliamo pensare che la politica no, su questo siamo d'accordo. Sopra il municipio, insomma, abbiamo sì, però se un'associazione che si occupa di un tema ben preciso, lavora in un settore, puoi spaziare. Ma le altre associazioni sostengono il tema Federicus, giusto? No, in generale. Sì, dico quando le associazioni del territorio, quando c'è Federicus, un minimo di sostegno sì, lo danno, sì. Giusto? Quindi quando ci sono altre associazioni che trattano tematiche come la cava, come l'uomo, come altri temi, sarebbe opportuno che ci sia un gioco di squadra. Per esempio, secondo me, per carità, non è una discussione esiste che esiste un minimo di individualismo in questo ambito. Guarda, no? Basta prendere le brochure che vengono stampate dall'associazione Fortis Murgia e capire si vede che ci sono le associazioni. Che c'è c'è anche la promozione del territorio. La rete, sì. Si dice, qui a Altamura potete andare qui, visitare qui, potete mangiare qui, potete dormire lì. La promozione va bene, Felice, quindi, ma la promozione la si può fare quando un patrimonio, un contenitore culturale è tutelato, è studiato e manca messo una cabina nella condizione di essere promosso. Non possiamo promuovere il pulo se mandiamo le persone a farle cadere giù. Perfetto. Non possiamo promuovere la cava e andare a trovare il cancello. Siccome siamo arrivati in conclusione, ecco, se sei d'accordo chiuderei dicendo manca ancora una cabina di regia vera in questa città. C'è tanto da fare per il brand Altamura. Turismo proprio a 360 gradi. Il turismo e la cultura non sono una casualità. Il turismo e la cultura, esattamente come la meccanica, esattamente come la medicina, esattamente come le pitturazioni, c'è gente che deve avere le competenze necessarie per poterlo fare. Non è che un domani mattina si alzi, dice, io mo metto a fare turismo oculto. No, assolutamente. Vabbè, dobbiamo chiudere perché siamo andati oltre il tempo prestabilito. Io Felice, ti ringrazio. È sempre bellissimo partecipare ai tuoi inviti. Io ti ringrazio e ringrazio Canale 2, chiaramente, e tutti i nostri teleascoltatori. Telespettatori si chiama. Va bene, grazie a Franco Fiore, Movimento Culturale Ora, per essere stato con noi. Abbiamo parlato di turismo, abbiamo parlato della nostra città, ma insomma sono puntate insomma molto simili a puntate fatte anche 6 anni fa, non è che sia cambiato molto in questa città. È tutto, cari amici, ci vediamo come sempre tutti i giorni alla solita ora con Canale 2 C. Subito dopo di me arriva Emanuele Giordano con Chicchiricchi. Io torno mercoledì, domani vi vedrete con Arturo. Alla prossima.